Cosa significa certezza e cosa significa incertezza per qualcuno come me che si occupa di scienza, ma anche cosa significa certezza e cosa significa incertezza nella nostra vita quotidianamente. Quindi parto dalla vita quotidiana, da un'osservazione semplice. Noi abbiamo certezze. Io mi chiamo Carlo, sono sicuro di chiamarmi Carlo, mio papà si chiama Franco, sicuro di chiamarmi Franco, ciascuno di voi ha un nome, Giovanni, Alice. Siamo sicuri. Roma è la capitale d'Italia, Amsterdam è la capitale dell'Olanda, Venezia è più a nord di Napoli, Venezia è più a est di Napoli. Come facciamo a essere sicuri di queste cose? Beh, per esempio, io sono stato chiamato Carlo tutta la vita, c'è scritto Carlo sui miei documenti, questo è un documento di mio padre, c'è scritto Franco, è il suo nome, mio padre è nato a Fano nel 24 a 90 anni. Ci sono certezze di tipo matematico, 5 più 4 fa 9, la somma degli angoli interni di un triangolo fa 180 gradi, immagino che molti di voi lo ricordano da scuola. Perché ci crediamo? Perché l'abbiamo sempre sentito dire, perché ce l'hanno detto, perché c'è scritto tutti i libri, anche perché abbiamo seguito la dimostrazione, c'è una dimostrazione precisa che ci mostra come, non è molto difficile di rifarla, ci mostra come la somma di questo angolo più questo è proprio un angolo piatto, 180 gradi. E così via. Abbiamo certezze su come si fa a guarire dalla polmonite, si prende la penicillina, è meglio, più facile guarire se prendiamo la penicillina che non se non la prendiamo. Come, perché lo sappiamo? Beh, che ce lo dicono tutti i medici, lo sanno tutti, si sa da un sacco di tempo, certo. Per guarire da tante malattie si fa un salasso, perché lo sappiamo? Perché l'hanno detto tutti per secoli, lo fanno tutti, i medici lo raccomandano, eccetera, 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 eccetera. Qual è il problema? Il problema è che metà delle cose che ho detto sono false, come certamente vi siete accorti. Comprese quelle più che sembravano più certe. Mio padre non si chiama Franco, si chiama Giulio. È successo che quando, è una storia vera, quando è nato mio nonno è andato a registrare all'anagrafe la nascita del bambino mio papà e ha dato il nome Giulio invece che Franco. Per cui mio padre a una certa età ha scoperto che il suo nome vero era Giulio, all'anagrafe. Alcuni suoi documenti c'è scritto Giulio, altri c'è scritto Franco, altri c'è scritto Giulio Franco in varie versioni. Per cui questo è il numero di codice fiscale di mio padre, ufficiale del ministero, qui c'è scritto Franco, qui c'è scritto Giulio in due date diverse. Venezia è certamente più a nord di Napoli, ma non è più a est di Napoli, come forse molti pensano. Venezia è più a ovest di Napoli, basta guardare una carta geografica, perché l'Italia scende molto da una parte. Beh, almeno sulla matematica siamo sicuri, no, neanche sulla matematica siamo sicuri, perché anche la matematica è sottile. La dimostrazione che gli angoli interni di un triangolo sommano 180 gradi dipende da una serie precisa di ipotesi che possono essere false per dei triangoli reali e che sono false qualche volta. Questo è un esempio. In uno spazio curvo, per esempio sulla superficie della Terra, se io disegno un triangolo con l'equatore e due paralleli, l'equatore ha un angolo di 90 gradi con due meridiani, con ciascun meridiano, quindi 90-90 fa 180, più alfa è più di 180. Lo spazio in cui siamo immersi è piatto oppure è curvo? Nel 1800 Gauss, che è un grandissimo matematico, gli è venuto il dubbio e è andato sulla cima di tre montagne in Germania a misurare da ciascuna l'angolo sotto cui si vedevano le altre due cime per vedere se il triangolo fatto dalla cima delle tre montagne avesse gli angoli che sommavano a 180 gradi o di più o di meno. Okay? Quello che ha mostrato, quello che gli è venuto, è che sommavano 180 gradi. Se avesse fatto la misura più precisa, avrebbe scoperto che non fa 180 gradi, perché lo spazio in cui siamo, oggi lo sappiamo, non è piatto, è curvo. Quindi dipende da cosa si intende per triangolo. Diciamo, se per triangolo si intende, diciamo, la linea tracciata, che so, da un raggio di luce fra tre punti nello spazio reale, la somma non fa 180 gradi. Neanche quello era vero.
Questa immagine l'ho messa perché, diciamo, per secoli gli uomini hanno pensato che la Terra fosse piatta, per secoli gli uomini hanno pensato che la Terra fosse il centro dell'universo e tutto girasse intorno. Ma anche in questo ci insegnano un sacco di cose sbagliate. A me hanno insegnato a scuola, e penso anche a voi, a molti di voi, che durante il Medioevo in Europa si pensasse che la Terra fosse piatta. E che Cristoforo Colombo, quando voleva andare in America, voleva andare in India passando da ovest invece che da est, avesse trovato delle resistenze di sapienti che dicevano: ma no, la Terra è piatta, caschi giù, eccetera, eccetera. Ma lui invece era convinto. Questa storia che insegnano a scuola in Italia, insegnano a scuola in America, insegnano a scuola in Francia, è falsa completamente e nasce nel 1800 da un malinteso di certi scritti, credo di Jefferson sia il primo che ha fatto la confusione. Durante il Medioevo in Europa tutti sapevano che la Terra era rotonda. Quello che non sapevano era che la Terra girasse intorno al Sole e girasse su se stessa. Okay? Tant'è vero, se avete dei dubbi, che la Terra di Dante, che evidentemente non sapeva niente di Galileo o Cristoforo Colombo, è tonda. D'accordo? Quindi non solo allora, diciamo, avevano delle idee sbagliate, ma anche oggi abbiamo delle idee sbagliate su quello che pensano allora, anche sui libri di storia, quello che ci insegna a scuola di storia è spesso sbagliato. Qual è il punto? Il punto è che abbiamo un sacco di idee sbagliate. E quindi le nostre certezze spesso sono degli stati psicologici di certezze, ma poi evolvono nel dire: ah, ci mi sono sbagliato. E qual è il problema? Il problema è che le certezze ci servono a tante cose, ci servono, diciamo, scrive libri di filosofia, vabbè, si può anche fare a meno, ma anche per vivere, per prendere delle decisioni. Io vado in macchina e imbocco una certa strada perché sono certo che poi arriverò in un certo posto. Quando qualcuno mi chiede come ti chiami, io dico Carlo, non è che penso, ma forse sono veramente sicuro di essere Carlo, ma io non posso essere davvero, devo accettare le certezze. E quindi la domanda è: visto che ci possiamo sbagliare costantemente, come facciamo a cercare delle certezze? E questa è la domanda centrale che voglio discutere, ma anche la domanda di secoli di filosofia in qualche maniera. Io non voglio certo, diciamo, fare una lezione di storia di filosofia, non è di questo che voglio parlare, però fatemi fare una carrellata rapidissima. Intorno al Rinascimento c'è stato un grande movimento di pensiero per cercare la certezza altrove da dove veniva cercata durante tutto il Medioevo in Europa. Durante il Medioevo la certezza veniva cercata dalla tradizione, no? Spesso difesa anche in maniera violenta, spesso semplicemente difesa perché per convinzione. Le cose certe sono quelle che ci tramandano i nostri avi e che delle istituzioni conservano. Il problema è evidentemente che di istituzioni ce ne sono tante, di tradizioni ce ne sono tante che dicono cose diverse. Molti cercano certezza nella rivelazione, il problema è che io vedo che di rivelazioni ce ne sono un sacco, diciamo, che pure dicono delle cose diverse. All'inizio dell'era moderno due grandi idee su dove andare a cercare la certezza si sono affacciate, hanno un po' dato origine alla modernità. Una è l'idea che si possa cercare la certezza nella ragione pura, questo è Cartesio, Descartes, ed è un'idea che è alla base di tantissimo pensiero europeo, di filosofia europea. Avrei potuto mettere Kant invece che Descartes. Qual è il problema? Nell'idea che la ragione ci dia certezze su cui non cambieremo idea. Beh, basta pensare a Cartesio e a Kant. Hanno scritto un sacco di stupidaggini. No, la fisica di Cartesio è un grandissimo filosofo, importantissimo per lo sviluppo del pensiero, la sua fisica è tutta sbagliata. Kant è ancora peggio. Kant dimostra, per via di pura ragione, che la fisica di Newton, che lui conosceva e apprezzava, è vera a priori. Okay? È vera per pura ragione. Peccato che la fisica di Newton è falsa, presa come certezza assoluta. Perché? Perché il pianeta Mercurio gira attorno al Sole in maniera diversa da come prevede la fisica di Newton. Quindi Kant si sbagliava e Cartesio si sbagliava in questo. Non basta pensare molto attentamente per avere delle certezze sicure su cui sappiamo che poi non ci accorgiamo che su cui sappiamo che poi non cambieremo idea. L'altra grande, diciamo, al di là della manica, l'altra grande linea di pensiero per cercare certezze è stata l'idea di cercarla nell'esperienza.
Anche lì la storia è stata un po' simile, anche se più lenta. Questo è Hume, uno dei grandi esponenti dell'empirismo. Qual è l'idea? L'idea è che c'è una cosa certa, sono le percezioni che abbiamo, sulla base di queste percezioni possiamo costruire quello che sappiamo del mondo. Okay? La cosa però è complicata perché le percezioni sono spesso sbagliate, no? Nel senso più semplice, mettete un bastone a metà nell'acqua, lo vedete spezzato, dite il bastone è spezzato, invece non è vero, è dritto, è un'illusione ottica. Proprio il fatto che noi, tutta la scienza è un correggere idee sbagliate precedenti, ci mostra che spesso le nostre percezioni dirette del mondo sono poco affidabili. Per cui insomma il pensiero empirista è cambiato, ha nutrito certamente la nascita della scienza, come anche il razionalismo di Descartes, di Kant, crescendo, cambiando il pensiero empirista si è complicato sempre di più. Ancora negli anni 10-20 del secolo scorso, 30, il neoempirismo austriaco, poi americano, insisteva sull'idea ci sono delle esperienze, dei fatti di esperienza diretti, diciamo, io, questo è nero, indiscutibile, siamo tutti d'accordo, che sono certamente veri, su questi poi costruiamo delle ipotesi, delle teorie che ci danno delle predizioni, li verifichiamo, sono vere, sono false, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema, come tutta la filosofia della scienza recente ha sottolineato, è che questi fatti immediati di esperienza a loro volta sono formulati, percepiti da noi all'interno di strutture di pensiero, di teorie già formulate, di categorie che ci portiamo dietro dal passato e che possono essere sbagliate. Per cui molto spesso sulla base di esperienze immediate costruiamo delle deduzioni che sono sbagliate. Okay? Perché? Perché non ci accorgiamo che ci sono delle assunzioni dentro che vengono dal nostro pensiero. E infatti molta della scienza moderna, della scienza moderna più bella, viene proprio da rendersi conto di questo. Quando Einstein capisce che per mettere a posto la teoria elettromagnetica e la meccanica bisogna cambiare l'idea del tempo, fa un pensiero, cioè si rende conto che la nostra percezione diretta del tempo non è sbagliata, ci dà una immagine sbagliata del mondo. Il pensiero, la filosofia della scienza è cresciuta, questo è Karl Popper, che si mette le mani nei capelli come ne usciamo, il quale suggerisce che vabbè, le teorie scientifiche sono il meglio che possiamo sapere del mondo, ma non siamo mai sicuri che siano certe, al peggio che possiamo scoprire quando sono sbagliate. Per cui le teorie scientifiche sono vere fin tanto che non le troviamo sbagliate, e che è come dire che sono tutte sbagliate. È una posizione molto, sono idee molto diffuse oggi fra gli scienziati, ma sono idee anche un po' tristi, è come dire tutto quello che sappiamo è falso, lo abbiamo per un po' e prima o poi scopriremo che è sbagliato. Siamo un po' in alto mare, ok? E se cerchiamo la certezza assoluta andiamo veramente in alto mare. Credo che chi più ha sottolineato quanto siamo in alto mare se cerchiamo certezze assolute sia un filosofo non europeo ma cinese, Shuangzi, in una delle molte pronunce diciamo occidentali del suo nome cinese, filosofo antico del tempo dei regni combattenti, quindi diciamo prima di Cristo, di cui abbiamo dei testi, e questi testi ce n'è uno bellissimo, forse lo conoscete, in cui lui racconta che dormiva e sognava di essere una farfalla. Si sveglia e dice no, non sono una farfalla, sono il filosofo Shuangzi. E poi gli viene un dubbio e dice ma e se invece adesso io fossi la farfalla che sogna di essere il filosofo Shuangzi? Dice come faccio a sapere se sono il filosofo Shuangzi che sogna di essere la farfalla o sono la farfalla che sogna di essere il filosofo Shuangzi? E ci pensa, discute e si rende conto che in fondo non ha un modo certo per assicurarsene. E questo tipo di osservazioni, che sono anche le osservazioni dello scetticismo classico, antico, greco, e che si ritrovano in Hume, si ritrovano in tante filosofie, in tanti pensatori, sono affermazioni a cui non sappiamo dare una risposta. Non c'è nulla a cui possiamo associare un grado di certezza assoluto, nel senso di
essere assolutamente certi che mai, 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 poi mai in futuro potremo cambiare idea. Allora non sappiamo nulla. Fin qui è un disastro. Io penso che, cioè, se la conclusione è questa, siamo completamente fuori strada. Perché dire che non sappiamo nulla è una sciocchezza, perché sappiamo un sacco di cose, in realtà. Non c'è dubbio. Cioè, io sono molto convinto che mi chiamo Carlo, giusto? E mio padre alla fine ha scoperto che si chiamava Giulio, secondo l'anagrafe, Franco, secondo altri documenti, eccetera. Il fatto stesso che cambiamo idea e che ci accorgiamo di un errore mostra che possiamo comprendere che ci sono gli errori, quindi mostra che possiamo capire qualche cosa in più sul mondo, ci avviciniamo a capire come stanno le cose. Le cose che sappiamo sono infinite e sono vere. È vero che Roma è la capitale d'Italia, okay? È vero che L'Aia è la capitale d'Olanda e non Amsterdam, è vero punto, è vero che Venezia è più a nord di Napoli, è vero punto, è vero che se scrivo tutti gli giusti assiomi della geometria euclidea del piano, compreso il quinto, allora un triangolo, la somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente 180 gradi. Quindi non è vero che non sappiamo nulla, sappiamo un sacco di cose. Allora, come posso mettere insieme il fatto che sappiamo un sacco di cose e le sappiamo con grande convinzione? Non solo sappiamo con grande convinzione, ma non possiamo dire non sappiamo nulla, perché ci fermiamo e non viviamo più, giusto? Se qualcuno mi chiede come ti chiami, e io dico, mi chiamo Carlo, però forse sono una farfalla che sogna di essere Carlo, no, tutto si ferma. Sappiamo un sacco di cose, ok? Ci sono un sacco di cose che sappiamo e le sappiamo con un grado di affidabilità estremamente alto. E questo è il primo punto cruciale. La certezza non è una cosa sì-no, è una cosa per gradi. Una cosa per gradi con un grado di affidabilità che può essere altissimo, estremamente alto. Possiamo essere estremamente convinti di qualche cosa. E quello che abbiamo bisogno nella nostra vita non è una assolutezza che serve solo per scrivere libri di filosofia, è un grado di certezza sufficientemente alto per permetterci di agire in una maniera opportuna. C'è un esempio di questa logica che sta nel luogo in cui uno meno se l'aspetterebbe, nella legge, sta anche nella legge italiana da qualche anno. Il giudice pronuncia una sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Cosa vuol dire ragionevole dubbio? Vuol dire al di là di ogni dubbio? No, perché qualunque sentenza di condanna viene da un insieme di prove che potrebbe essere una straordinaria coincidenza negativa, potrebbe essere stata impiantata dalla CIA per castrare qualcuno, potrebbe essere... Non c'è mai la certezza assoluta che le prove... Allora non si condanna nessuno? No! Ovviamente, si condanna qualcuno quando la certezza arriva a un certo grado sufficiente. Sufficiente che dipende da cosa? Dipende dalla scelta della società. La società accetta il rischio di avere qualcuno in prigione che è innocente, perché questo vuol dire accettare il rischio di potersi sbagliare, avere un dubbio ragionevole, non un dubbio assoluto. Questo è come la mette l'idea del ragionevole dubbio viene del diritto anglosassone. E il codice penale della California lo mette nella maniera che io trovo più deliziosa. Il ragionevole dubbio è definito come segue, la definizione è lunga, ma comincia dicendo non è solo un dubbio, perché qualunque cosa umana negli affari umani è aperta a quale un possibile dubbio. Un dubbio ce l'abbiamo sempre, ma distinguiamo un dubbio consistente da un dubbio troppo infinitesimo per pesare. Ovviamente, se io chiedo al giudice di condannare solo quando il dubbio è assolutamente minimo, un sacco di criminali non hanno condannati. Se io chiedo al giudice di essere un po' più condannare anche quando il dubbio è piccolo, ma non infinitesimo, c'è il rischio che qualche innocente vada in prigione. E questa è la nostra vita. Dobbiamo scegliere fra due mali è un'alternativa. Cosa ci dice questo? L'incertezza non è qualcosa che o c'è o non c'è, è qualcosa che ha un grado e la gestiamo. E tutto quello che è la scienza è una gestione di questa incertezza. In fondo la scienza, il cuore stesso della scienza è il riconoscimento dell'incertezza, l'uscire dallo stato mentale di dire io so tutto, questa è la verità, accettare uno stato mentale in cui io non so, non sono certo, ma non scappare dietro, beh allora tutto è relativo, non abbiamo nessuna certezza, ma cercare di gestire questa incertezza e di capirla. E questo voglio
descrivere, partendo dalla cosa più semplice. Quando uno studente si iscrive a fisica, uno dei primi esami che fa si chiama laboratorio 1, fisichetta, sperimentazione fisica 1, secondo gli anni che ha. E cosa si studia? Si studia, io mi ricordo, mi ero arrabbiato anche, avevo litigato il professore, mi avevano detto, prendi un cronometro e misura quanto ci mette un pendolo a fare 5 oscillazioni, non so, fai e trovi un risultato, non so, 7 secondi e qualcosa, più o meno. Poi la seconda istruzione è fallo di nuovo. Come fallo di nuovo? E fallo di nuovo. E allora lo fai e viene un po' di più. Poi lo fai ancora e viene un po' meno. Poi lo fai ancora, lo fai ancora, lo fai ancora, lo fai ancora. Ok? Lo fai ancora. E cosa scopri? Scopri che quello che misuri non è che è a caso, chissà dove, ma è intorno a... Dopodiché, quello che ci insegnano, cioè al primo esame di fisica, è di dire che quello che è misurato è il valore che sta più o meno in centro di quelle cose, di quell'insieme di dati che hai, ma che associato c'è un errore. L'errore è la larghezza di quella nuvoletta di misure che uno ha fatto. Che cos'è quell'errore? È l'incertezza. È la valutazione dell'incertezza. D'accordo? E qual è il punto? Il punto è, io so quanto dura, quanto dura queste 5 oscillazioni del pendolo? No, non lo so, perché non lo so dov'è dentro quella nuvola. Questo significa che non so niente? No, non significa che non so niente. So che ha un certo valore con una certa incertezza. L'incertezza è gestibile. Questo è il messaggio. Non solo l'incertezza gestibile, ma la gestione dell'incertezza è esattamente quello che ci interessa. E tutto quello che facciamo in scienza vive tenendo conto di questa incertezza e gestendo questa incertezza. Questo viene da un qualunque articolo scientifico, ci sono due quantità, sono in una certa relazione una con l'altra, se una aumenta, quell'altra aumenta. Questi sono i dati misurati, la cosa è vera, a meno di certe fluttuazioni, perché quei punti non stanno giusti sulla linea, okay? A meno di una certa incertezza. Questa incertezza si valuta e ci si vive. Tutta la teoria che si occupa di gestire l'incertezza, la teoria degli errori, che qualunque studente di fisica studia il primo anno. Una volta che io so che le cose che misuro sono vere entro certi margini, so anche che le teorie che scrivo sono vere entro certi margini. E quindi so che le teorie hanno dei regimi di validità, sono valide purché non raggiungo una precisione sufficiente per mostrare che non lo sono più, diciamo. E tutte le teorie che abbiamo in fisica, questo è il secondo punto, sono costantemente sotto accusa. Una delle teorie più confermate che esiste è la relatività generale. La relatività generale è una teoria straordinaria, no? Quella di cui si celebra il centenario. È stata scritta 100 anni fa da Einstein, ha previsto delle cose spettacolari, i buchi neri, l'espansione dell'universo, la deflessione dei raggi di luce intorno al Sole, le onde gravitazionali, un sacco di cose che nessuno si aspettava, tutte confermate. Tutte le misure fatte dagli astronomi fino ad oggi, dai satelliti, in laboratorio, tutte confermano la relatività generale. Allora cosa facciamo? Ah, abbiamo capito, che bello, ci sediamo. No, se voi guardate oggi cosa c'è nella letteratura scientifica sulla relatività generale e sulla gravità, ci sono una marea di teorie alternative. Questa è una lista di teorie alternative. Questa è la prima, la relatività generale, Einstein 1916. Le altre sono tutte teorie alternative che oggi i fisici stanno studiando, perché per confrontarle con la relatività generale e vedere se guarda poi magari non ce n'è un'altra migliore. Quindi si guarda intorno alla relatività generale continuamente e si cerca di rendere gli errori via via più piccoli per distinguerle une dalle altre. Fino ad ora la relatività generale vince sempre, sono 100 anni che vince, ma nessuno è sicuro che domani continuerà a vincere, infatti si continua a fare gli esperimenti. Quindi si valuta continuamente le teorie, il che vuol dire che si tiene conto sempre dell'incertezza associata al grado di confidenza, pure altissimo, che abbiamo della relatività generale. Okay. Grado di confidenza che d'altra parte dipende dal regime in cui lo sto usando. In certi regimi il mio grado di confidenza è ancora più alto, in certi altri dove ho fatto poche misure è più basso. Talvolta le teorie ci mettono secoli ad essere confermate. C'è una teoria che ha una storia incredibile, che
quella che veniva chiamata ipotesi atomica, tutta la materia è fatta di atomi, è una struttura granulare, di palline, granellini. A 2000 e passa anni, questo è Democrito, uno dei primi, diciamo, grandi difensori della teoria, la conferma pressoché definitiva della teoria atomica avviene con Einstein nel 1905, un lavoro bellissimo in cui calcola la dimensione degli atomi. Dopo Einstein la consideriamo praticamente certa, talmente certa che nessuno più mette in dubbio che un pezzo di plastica sia fatto di atomi, un pezzo di ferro sia fatto di atomi, l'aria intorno a noi sia fatta di atomi, ok? La teoria atomica ha una figlioletta che è la teoria di cui io mi sto occupando, la gravità quantistica a loop, che prevede, per dei motivi abbastanza simili a quelli dell'atomismo della materia, che lo spazio stesso in cui noi siamo immersi sia fatto di grani, quanti di spazio. Questa è un'immagine diciamo, così molto intuitiva degli i grani elementari connessi da lineette che costruiscono lo spazio. Fra l'uno e l'altro non c'è niente, lo spazio è l'insieme di questi grani. Quanta confidenza abbiamo in questa teoria? Bassa. Io ci credo, ma sono solo io. Quindi, cioè, bassa perché? Perché non è stata ancora valutata abbastanza, non è stata ancora confrontata con le altre teorie, non ha dato delle predizioni che sono state verificate. Quindi uno scienziato è qualcuno che sa riconoscere l'altissima confidenza, l'altissima certezza che abbiamo su certe informazioni sul mondo e la bassa confidenza che abbiamo su altre informazioni sul mondo. Per fare tutto questo si usa la teoria di probabilità. Non voglio parlarvi tanto di teoria di probabilità. La teoria di probabilità è quella che dice che quando tiri una moneta c'è 50% di probabilità che caschi da una parte e caschi dall'altra. Ma voglio fare due cenni soltanto. Uno riguarda la medicina, perché torniamo ai salassi. Credo che le idee che abbiamo sulla medicina sono spesso molto sbagliate. Uno, per esempio, perché prendiamo i farmaci? Perché sappiamo come agiscono su di noi e perché ci curano? No, più delle volte no. Cioè, la maggior parte dei farmaci che prendiamo non abbiamo idea di come funzionino, incertezza. Come abbiamo scoperto che i salassi non servono a niente? I salassi sono stati usati intorno al Mediterraneo, in Europa e poi in America, dal mondo greco al 1800. All'inizio del 1800 qualcuno, un medico che non mi ricordo, si chiama Hamilton mi pare, ha detto ma facciamo una statistica, proviamo a vedere 20 persone con una certa malattia per cui usiamo i salassi e altre 20 persone con la stessa malattia, a 20 gli mettiamo una sanguisuga o gli tiriamo via del sangue e le altre 20 no. E con una rapidità estrema ha visto che statisticamente quelli a cui non veniva tirato via il sangue guarivano molto meglio che gli altri. Okay? C'è voluto la rivoluzione scientifica per cominciare a fare questo. Ci sono state molte resistenze, perché? Perché c'erano delle teorie che i salassi fanno bene e quindi diciamo, la gente quando è convinta di una cosa è terribilmente difficile far cambiare l'idea quando la gente è convinta di una cosa. Ok? Finalmente l'evidenza statistica è stata così alta che adesso nessuno fa più salassi, solo in casi assolutamente particolari. Guardate che i salassi hanno ammazzato un sacco di persone, anche persone famose. Washington è morto perché gli hanno tirato via quasi metà della furia di salassi, pensando di essere i bravi medici e di fargli bene. Adesso i salassi non li fa più nessuno. Perché crediamo che la penicillina faccia bene quando si ha la polmonite? Per lo stesso motivo, perché sono stati fatti e vengono fatti in continuazione prove e controprove, semplicemente statistiche, si prendono 50 persone con la polmonite, 50 persone con la polmonite, agli uni si dà la penicillina, agli altri si dà acqua e zucchero e si vede quanti guariscono in un caso, quanti guariscono nell'altro. È l'unico modo che abbiamo per valutare l'efficacia dei farmaci. Se voi pensate che questa cosa dei salassi rispecchi la sciocchezza dei nostri avi, pensate anche che oggi c'è mezza Europa che si cura con dei salassi o con dell'acqua e zucchero, con delle tecniche proposte da persone che rifiutano di avere una valutazione statistica dell'efficacia di queste stesse cure. Quindi diciamo, il problema è aperto, è apertissimo. La statistica
che è la gestione accurata dell'incertezza, la valutazione della probabilità, la gestione di quello che non sappiamo, curiosamente è forse la scienza più sicura che abbiamo. La termodinamica, che è la scienza del calore, nel fine 1800 da Boltzmann, Maxwell, è stata riconosciuta come una conseguenza della statistica. Diciamo, il calore, lo sapete, sono l'agitarsi delle molecole. Il motivo per cui l'entropia aumenta, cioè il motivo per cui per esempio due gas si mescolano, se voi mettete in questa stanza un gas da questa parte, un gas da quell'altra, aspettate un po' di tempo, dopo un po' è tutto mescolato. Okay? Perché è mescolato? Perché diciamo, se all'inizio di qua ci sono tutte le palline blu, di qua tutte le palline gialle, ma si muovono, dopo un po' muovendosi si mescolano, molto semplicemente. È certo che una configurazione di questo tipo evolva in una configurazione di questo tipo? No. È estremamente probabile, e più sono tante le particelle, più è probabile. In questo gas ci sono miliardi e miliardi di particelle, quindi è estremamente probabile. Talmente probabile che le leggi della termodinamica seguono da questa probabilità, sono le leggi che grandi scienziati come Fermi, Landau e Einstein stesso hanno dichiarato essere le leggi più certe che abbiamo, le uniche che siamo sicuri non cambieremo mai. Quindi le leggi più certe che abbiamo sono le leggi che riguardano l'incertezza e la probabilità. L'incertezza è ancora di più dentro la scienza. Fatemi dire due parole sul principio di indeterminazione, che in italiano si chiama principio di determinazione, in tutte le altre lingue europee si chiama principio di incertezza, proprio uncertainty principle, o principio di incertitudine. In italiano si chiama principio di indeterminazione più spesso. Che cos'è? È una scoperta fatta fine degli anni 20 che è molto semplice. Ricordatevi l'errore, no? Quando io misuro, se io faccio una misura di una certa quantità x e la misuro varie volte, ho sempre un delta x, ok? E questo posso farlo piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo, ma non faccio mai una misura esatta, è sempre una misura con associato un errore. Bene, se ho una particella piccola come un elettrone, questo è un elettrone, okay? Posso misurare la sua posizione, dov'è rispetto a un regolo, eccetera, e posso misurare la sua velocità, okay? Però la posizione la misuro con un certo delta x, errore della misura, e la velocità, anche quella, la misuro con un certo, la velocità la chiamo v, la misuro con un certo delta v. Bene, il signor Heisenberg si è reso conto, a seguito di tutti i lavori di Bohr, di lui stesso e dell'inizio della meccanica quantistica, che per le particelle molto piccole, come un elettrone, vale il fatto che l'incertezza nella posizione e l'incertezza nella velocità non possono essere zero. Neanche se ho strumenti perfetti. Non solo non possono essere zero, ma non possono mai essere più piccoli, il prodotto delle due non possono mai essere più piccoli di un certo numero che è una costante universale, la costante di Planck. Per i fisici so che ci sono un paio di fisici in sala, ma con due pi greco, mi scuso. La costante di Planck diviso la massa. Di solito questa relazione qui si moltiplica per la massa, si scrive la massa qui, questo si chiama pi, m per v, la massa per la velocità si chiama p, di solito si scrive in questa maniera. Questo è lui, Heisenberg, aveva 25 anni quando ha fatto questa scoperta, la stessa età che aveva Einstein quando ha fatto la gravità speciale. Se avete più di 25 anni... Il principio di incertezza, di indeterminazione di Heisenberg, torno indietro perché Heisenberg è simpatico, io lo trovo straordinario perché mostra che l'incertezza non è qualche cosa che diciamo qualche cosa che purtroppo non sappiamo come eliminare, ma sarebbe meglio poter eliminare. L'incertezza c'è nella natura stessa. Nella natura stessa c'è un indeterminismo nel modo in cui le cose evolvono. Questo significa che per quanto io sappia cosa succede oggi, non sono certo di poter sapere esattamente cosa succede domani. C'è scritto dentro questa relazione qui. Se io so anche dove è esattamente la particella x in questo momento, c'è un delta x piccolissimo, ho una grande imprecisione nella velocità, okay, che vuol dire che non so se domani sarà qui o sarà là. Okay. L'incertezza è strutturale nel cuore, nella grana stessa del mondo, e che la scienza funziona perché ci fa i conti con questa incertezza, ci fa i conti veri. E
La scienza fa i conti con l'incertezza sempre, non solo perché ci sono le limitazioni in quello che misuriamo, perché c'è il principio di Heisenberg, perché c'è la statistica, perché c'è la termodinamica, ma perché alla fine quello che ci interessa è imparare di più. E imparare di più possiamo farlo non quando abbiamo certezze, ma quando abbiamo incertezza, ovviamente. Per cui il cuore della scienza attiva non è accumulare certezze o rafforzare certezze, è andare a vedere là dove non abbiamo certezza, d'accordo? È andare a vedere là dove possiamo imparare qualcosa di più. Qui ho scritto l'incertezza della fisica teorica attuale e ho messo tre esempi solo perché sono quelli più vicini alle cose di cui mi occupo, vi dico un paio di parole su questi. Ce ne sono tanti casi di incertezza nella scienza attuale, innumerevoli, le cose che non sappiamo sono infinite. Questo è uno, questa è una galassia, questa è la galassia Andromeda, un'immagine famosissima che conoscete, e le galassie sono insieme di stelle, okay? Noi vediamo le stelline individuali, vediamo la polvere intorno, da 10-15 anni ci siamo accorti che intorno a una galassia c'è dell'altro, che non è né stelle né polvere, ma è un altro qualcosa, e questo qualcosa si vede in varie maniere, perché ha effetto gravitazionale, perché attira le cose, perché questa è un'immagine di questo qualcosa. Il blu, diciamo, i due blu, questi due ballotti blu, sono due galassie, sono due insiemi di stelle. Qui è un po' tutto confuso perché ci sono delle stelle più vicine a noi che nascondono tutto, ma qui ci sono due galassie, e questa cosa rossa è una foto. Il modo in cui è stata ottenuta è usando tutto questo come una specie di lente per vedere delle cose più lontane, si chiamano lenti gravitazionali, cioè della luce di stelle, di galassie molto molto lontane, viene deviata dalla massa di queste due galassie, e attraverso la deviazione si ricostruisce dove sta la massa di queste due galassie, e sta dove ci sono le stelle e altrove. Questo vuol dire che qui c'è qualcos'altro che attira, che fa campo gravitazionale, che devia la luce, quindi c'è, non c'è dubbio che c'è, si può fare una foto, e non è stelle, non è polvere, non sono neutrini, non sono buchi neri, non sono sassi, è, non lo sappiamo. Punto. Se voi leggete il Physical Review D, le riviste di fisica o i libri di rassegna su questo argomento, trovate non una ma 25 spiegazioni di che cos'è questa cosa rossa. Quando ci sono 25 spiegazioni vuol dire che non lo sappiamo, altrimenti ce ne sarebbe una, non ce ne sarebbero 25, ovviamente. Magari una di queste è vera, ma è incertezza completa. Ci spaventa? No, siamo felici, perché questo ci permetterà di capire qualcosa in più. È proprio avere visto qualcosa che non sappiamo cos'è, in questo senso di incertezza forte, che è la porta che ci dice, ah, adesso possiamo imparare qualcosa di nuovo. Questo è un buco nero. Quando è un'immagine vera, degli astronomi della regione di spazio intorno a un buco nero. Il buco nero è là in centro. Quello che si vede non è il buco stesso, ma sono tutta la materia che casca dentro il buco stesso. Quando ero studente, buchi neri erano degli oggetti strani e misteriosi, non si sapeva se ci fossero, incertezza. Adesso gli astronomi ne contano migliaia nel cielo, li studiano come girano, come ci casca dentro la materia, li trattano come se fossero mucche studiate da agronomi, una cosa normalissima. E, grosso modo, un buco nero, questo invece è un disegno, non è una foto evidentemente, li vediamo bene i buchi neri quando hanno vicino una stella, un'altra stella accanto. Le stelle spesso sono a coppie nel cielo, girano intorno all'altra, perché la stella vicina brucia, una stella è un focolare, no? Una fiamma, perde materia, questa materia viene attirata dal buco nero, ruota, casca dentro il buco nero, si accende, e per cui vediamo tutte e due in qualche maniera. Tutto questo lo capiamo benissimo grazie alla teoria della relatività generale, la teoria di Einstein 100 anni fa. La teoria della relatività generale ha predetto i buchi neri, è stupendo, ha predetto i buchi neri, e i buchi neri sono stati trovati. Sono delle regioni dove tutto casca e niente esce, funzionano esattamente così, li vediamo, studiamo come gira la materia intorno, tutto accade come qui, meraviglioso, siamo nel regno della certezza, che bello, ok? Tutto quello che misuriamo combacia perfettamente con le nostre teorie. La materia cade, entra nel buco nero,
Noi sappiamo cosa c'è subito dopo, perché la teoria dell'attività generale ce lo dice. Ci dice come è fatto lo spazio e il tempo proprio al di là del buco nero. La materia continua a girare, spirala e casca verso il centro del buco nero, continua a cadere, no? La vediamo, continua a cadere, arriva nel centro del buco nero e... lo sappiamo, non abbiamo la minima idea. Siamo abbastanza certi di tutto quello che succede fino a quasi nel centro del buco nero. Nel centro del buco nero non lo sappiamo più. Perché non lo sappiamo più? Perché sappiamo per certo che lì la relatività generale va a pallino, non funziona più, perché lì entra in gioco la meccanica quantistica e noi non capiamo la relatività generale dove serve la meccanica quantistica, e quindi non sappiamo cosa succede. Incertezza. Siccome l'incertezza è lì, che bello, è lì bisogna andare a capire qualcosa, c'è l'occasione di capire qualcosa, siamo sul bordo di quello che non sappiamo, sappiamo fin qui e vogliamo vedere cosa c'è, ci proviamo a studiare, proviamo a fare dei conti, eccetera, eccetera. La situazione attuale è questa, la materia casca dentro un buco nero e non sappiamo cosa c'è dentro, okay? Magari dentro c'è un altro universo che si è aperto, magari dentro sparisce tutto, magari dentro qualche cosa. Questa è una delle cose su cui io con dei colleghi in Francia, in Olanda e in America stiamo lavorando in questo momento, per questo ho voluto raccontarla un po' più in dettaglio. Noi abbiamo un'idea, allora ve la dico, anche se prendetela estremamente con granus salis, livello di certezza bassissimo, però siccome io sono entusiasta di questa idea ve la racconto lo stesso, che è questa, quando la materia casca dentro, arriva proprio nel centro, è estremamente compressa, lì si accende la meccanica quantistica e quello che noi ci aspettiamo faccia la meccanica quantistica è una specie di forza repulsiva. Un po' come gli atomi non cascano su se stessi perché la meccanica quantistica li tiene aperti, no? Una specie di forza. E allora cosa fa la materia? Casca e rimbalza. Rimbalza e esce. E quindi il buco nero può esplodere. Allora voi dite, ma un momento, i buchi neri come fanno a esplodere? Perché i buchi neri, tutto entra e niente esce. Tutto entra e niente esce secondo la relatività generale. La relatività generale sappiamo che non è esattamente giusta perché c'è la meccanica quantistica. Quindi potrebbe uscire qualcosa. Ma perché non ne vediamo tanta uscire? Noi quel buco nero di prima, questo non ci sta mica uscendo niente, vediamo solo cose che cadono dentro. Questa è la bellezza e il motivo per cui questa idea mi piace moltissimo. Dentro, avvicinandosi al buco nero, c'è molta gravità e il tempo rallenta. È più lento. Gli orologi in alto vanno più veloci, in basso vanno più lenti. Quando arrivo compresso estremamente, il tempo è rallentato enormemente. Quindi un secondo dentro equivale a millenni e millenni fuori. Anzi, un nanosecondo dentro equivale a milioni, magari miliardi di anni fuori. Allora noi abbiamo fatto il conto che la materia che cade dentro si schiaccia enormemente, rimbalza subito, ma subito per un orologio, per quella materia lì, fuori sono passati miliardi di anni. Quindi cos'è un buco nero se questa immagine è giusta? È una stella che collassa, rimbalza, ma la vediamo al rallentatore perché il tempo va a velocità diverse e lì è per noi. Okay? Il buco nero è una specie di scorciatoia verso il futuro per le cose che cascano dentro. Cascano dentro e escono lontanissimo dal futuro. E noi dal di fuori vediamo una cosa ferma, immobile. Bello, bellissimo. Siamo sicuri di questa cosa? No. Saremo sempre incerti su questa cosa? No, ovviamente. Tant'è vero che ci stiamo provando, e questo è il motivo per cui mi entusiasma l'idea. Questo è il radiotelescopio di Arecibo, Porto Rico, uno di questi enormi, no, antennone che guardano in su. Questo è un pezzo in realtà, sotto c'è il riflettore, e riceve onde radio da lontano. Allora, questo telescopio è un altro in Australia, da un po' di tempo osservano delle cose che si chiamano fast radio burst, sono dei segnali radio, dei picchi di segnali radio molto forti che gli astronomi, radioastronomi, non è il mio mestiere, io leggo quello che loro dicono, hanno individuato, vengono da lontano dalla galassia, da eventi estremamente forti e fanno un segnale a una certa lunghezza d'onda, certa frequenza radio, l'ordine di qualche gigahertz, qualche 20 centimetri di lunghezza d'onda.
Questo segnale è molto simile a quello che nei nostri calcoli prevediamo che un buco nero formatosi all'inizio dell'universo emetterebbe se esplodesse adesso. Allora, forse tutto questo non è vero, e domani me lo richiedete, dico no, no, ci aveva sbagliati, non c'entra niente. Ma se le cose andassero molto bene, avremmo trovato un fenomeno di gravità quantistica, qualche cosa che riguarda proprio là dove non sappiamo niente, di cui vediamo un segnale. E questo sarebbe già osservato, potrebbe essere il segnale. Questo è come la scienza funziona. Ovviamente oggi, adesso vi sto raccontando questa cosa, non dicendo ho scoperto che, non ho scoperto niente. Abbiamo un'idea che questa potrebbe essere una spiegazione. Bisogna vedere, controllare, guardare, ci saranno 10.000 test, probabilmente tutto questo svanirà in nulla, l'idea non funziona. Se l'idea funziona, abbiamo capito cosa succede dentro i buchi neri. Un altro delle grandi sorgenti di incertezza oggi è quello che si chiama in maniera sbagliata, io credo, l'origine dell'universo. Noi sappiamo che il nostro universo si sta espandendo, nel passato era più piccolo, sempre più caldo, sempre più compresso. Sappiamo che 13-14 miliardi di anni fa era estremamente compresso, estremamente piccolo. Prima non lo sappiamo. È un'altra di queste cose che non sappiamo. Incertezza totale. L'equazione della gravità quantistica su cui lavoriamo suggeriscono una possibile evoluzione precedente dell'universo, che è questa. L'universo nel passato era di nuovo grande ed ha come rimbalzato, è un universo precedente che si è contratto, rimbalzato e si sta aprendo. Non chiedetemi cosa è successo prima ancora, cosa succederà dopo, non lo so, ovviamente. Non so neanche se questo è vero. Ma questo è quello che suggeriscono oggi teorie di gravità quantistica come quelle in cui lavoro, che stiamo provando a vedere. Anche lì, per vedere se è vero, bisognerà trovare delle conseguenze, guardare il cielo, vedere. La maggior parte delle cose che gli uomini hanno scoperto guardando il cielo, guardando le stelle. Quindi questa sarebbe l'immagine, boom boom, un universo che rimbalza. Vado verso la fine perché è un po'... Questi sono i tanti modi in cui l'incertezza entra nella scienza e più che entra nella scienza, nutre la scienza, radica la scienza. Newton è all'origine di molto di questo modo di pensare. Una delle cose straordinarie che ha fatto Newton è il primo che ha usato la teoria degli errori, il primo che ha capito che possiamo avere delle informazioni affidabili anche se queste informazioni non sono certe. È l'idea chiave, okay? Non c'è bisogno della certezza totale, assoluta per vivere, okay? E non c'è bisogno della certezza totale, assoluta per sapere, per essere estremamente convinti di come stanno le cose. Il punto è che noi un sacco di cose le sappiamo, noi sappiamo tante di cose con certezza, ma queste cose le sappiamo proprio perché le abbiamo scoperte andando a guardare l'incertezza, perché le abbiamo rimesse in dubbio continuamente e le abbiamo scoperte perché siamo andati a vedere dove non sapevamo, accettando che di non sapere, e ci siamo via via convinti sempre di più che alcune cose sono affidabili. È un italiano poco conosciuto, il primo che ha cominciato a descrivere la scienza in questi termini. Fine 1800 la scienza era vista come una cattedrale di cose scoperte definitive per sempre, no? Questa idea è crollata proprio con la relatività e con la meccanica quantistica. In Italia è stato Bruno De Finetti negli anni 30, che credo è uno dei grandi intellettuali italiani poco conosciuti, non abbastanza conosciuti per quello che ha fatto, che ha anticipato molte delle idee di filosofia della scienza contemporanea, anche se con un linguaggio un po' anni 30, un po' fascista. Questa è una sua citazione, parla di questo cambiamento dell'idea della scienza, dice viene meno solo una concezione della scienza, sta dicendo non abbiamo certezze assolute, però questo implica che viene meno solo una concezione della scienza intesa come scopritrice di verità assolute, che rimane disoccupata per mancanza di tali verità, non ci sono verità assolute, questo è quello che sta dicendo, ma mentre cade infranto il freddo idolo marmoreo di una scienza perfetta, eterna e universale, cercate di, come dire, ripulire dal suono un po' del ventennio, si sente di nuovo un po' questo suono,
E compare invece al nostro fianco una creatura viva, la scienza che il nostro pensiero liberamente crea, carne della nostra carne, frutto del nostro tormento, compagna della lotta e guida della conquista. Questo è un tipico De Finetti. Quello che sta dicendo, lui era un grande matematico probabilista, studiava la teoria delle probabilità, e si è reso conto che tutto il nostro sapere è un migliorare il grado di certezza che abbiamo, migliorando la probabilità di quello che sappiamo. È lui che ha riportato il teorema di Bayes, l'idea che la probabilità, che l'idea che la probabilità sia il nostro grado di credenza in qualche cosa. E in questo non c'è niente negativo, al contrario, c'è qualcosa di positivo. Noi abbiamo delle tecniche matematiche addirittura di aggiornare il nostro grado di credenza sempre di più e migliorarlo sulla base di quello che impariamo. Quindi il punto centrale di questa chiacchierata non è quello che conta, è l'incertezza. È, attenzione, noi abbiamo tante certezze e molto solide. Quindi un esempio, la materia intorno a noi è fatta di atomi. Qualcuno lo mette in dubbio? Si guarisce meglio della polmonite prendendo la penicillina che non bevendo acqua e zucchero. Nessuno mette in dubbio questa cosa. Tutti gli esseri viventi della Terra hanno degli antenati comuni. Tanta gente la mette in dubbio, ma sbagliano. Sono certo che sbagliano. Okay? Le equazioni di Newton sono corrette alla nostra scala. Sono corrette, è vero. Tant'è vero che le usano tutti gli ingegneri. Quando gli ingegneri usano qualcosa, è vera. No, veramente. Queste sono certezze che non sono certezze assolute, ma sono molto più solide che non il nostro stesso nome di battesimo, come vi ho mostrato con l'esempio di mio padre, che non sapeva il proprio nome di battesimo. Ma queste certezze le abbiamo così, abbiamo tanta convinzione in queste certezze, proprio perché sono quelle emerse dalla discussione continua, da rimettere in discussione quello che ci sembrava certo prima. Quindi le certezze più forti non sono quelle su cui non si discute, sono quelle su cui si è discusso e si discute ancora, e più si discute più diventano certe. Quando sopravvivono alla discussione sono quelle che diventano certe. E il sapere che sa dire non lo so, che è quello che ci porta alle certezze migliori. E là dove non sappiamo, là dove siamo nell'incertezza più profonda, là è dove siamo più curiosi, dove vogliamo andare a vedere. Fatemi chiudere con una nota personale. Io trovo molto più simpatici quelli che le certezze le inseguono che non quelli che dicono di averle già trovate.